Mario 3D World si è appena concluso il torneo e andiamo a scoprire i vincitori. Solo terzo classificato, solo. Perché? Prima di tutto chi sei? Valgi. Sono arrivato terzo oggi, sono stato battuto, perché? Perché avendo 3 coppe su 3 di Mario 3D World, questo era l'ultimo, ho detto non posso avere 4 coppe su 4, voglio anche la medaglia di 3D World che mi manca in collezione. Quindi? Mi sa molto di cazzata, però suicidandomi. Faccio finta di crederci, quindi terza posizione, com'è stato il livello del torneo? Vabbè dai, è stato molto alto e alla fine siamo sempre noi che vinciamo perché non troviamo rivali che ci battano. Venite, fatevi avanti e andiamo a conoscere il secondo classificato. Ciao. Ce l'hai fatta a batterlo, lo conosciamo nuovamente. Sono Giulio, vengo da Dolo e dai, sono riuscito a battere l'invincibile Valgi. Ah, ma allora vuol dire che è battibile, come hai fatto a batterlo? Beh, io ho solo fatto la mia gara pulita, senza errori, lui ha peccato su un punto e là... Fregato, insomma, dai. Siamo soddisfatti, però potevi arrivare primo. Potevo, sì, ho fatto un errore, anzi due errori clamorosi in tutte e due le semifinali e niente, non ci ho fatto a battere il mio rivale storico Paolo. È andata così, dai. Vabbè, magari ce la fai al prossimo, intanto uno è stato battuto. Andiamo a conoscere quest'altro imbattibile Paolo, ovvero primo classificato. Ma da 1 a 10, quanto sei soddisfatto? 10. Primo classificato, Paolo Sica, questa volta è riuscito a battere Davide Valgemigli. Sì, sono stato bravo. Ho battuto Giulio, non l'ho battuto io Davide, ho battuto Giulio. Io ho battuto Giulio. Ah, hai capito, allora la parte easy hai fatto, quando Valge era già fuori. Vabbè, easy, è molto bravo lui. Cioè. Sì, però avete battuto il campione da quanto, da sempre? Sì. Soddisfatti, tu e Giulio potete andare a casa felice, dicendo sì, ce l'abbiamo fatta. E allora, come chiudiamo questa intervista? Sono il più forte, ciao. Ciao.